Buongiorno a tutti. Buongiorno, Jackie. Buongiorno, Musino. Dai bacino a tutti. Dai un bacino? Lo dai un bacino? Bacino. Niente, non c'ho voglia. Volevo farvi questo brevissimo video per dirvi, cioè, oddio, l'avevo fatto. Però lo rifaccio. Nel senso che ho rismontato l'albero. E lo so, sono pazza, psicopatica, però proprio non mi andava a genio. E vi faccio vedere che cosa ho combinato. Allora, questo è il solito mobiletto che avete visto anche l'altra volta che uso per mettere l'albero, che è un tavolinetto, diciamo, nero, piccolino, basso, che di solito io rivesto con la carta da regali. Ho trovato invece che c'è questo tappetino super super morbido che ho preso su Amazon e mi è arrivato ieri e che sarebbe il copri albero, copri base di albero e mi fa un po' l'effetto diciamo neve perché qui sotto ci andrò a mettere il presepe. Ho preso un presepe, penso di avervelo detto. In ceramica tipo stile tonno, ma molto molto economico, quindi lo metterò qui in maniera molto basic, semplice, giusto per non averlo, perché mi dispiaceva non farlo. Quindi, visto che adesso per quest'anno non ho il posto, devo un attimo organizzare la casa anche per il Natale, quest'anno optiamo così, quindi me lo vado a mettere tutto qui sotto. Qui ci sono un po' di luci in più, ho lasciato qualche filo in più perché lo andrò a mettere appunto nel presepe. E poi saliamo e questo è l'albero. Allora, cosa ho fatto di diverso? E ho una cosa che avevo sbagliato, era l'apertura dell'albero, nel senso che i rami vanno messi un po' dritti, un po' su, un po' di lato, un po' per sotto, perché così va a riempire chiaramente l'albero. Come vedete anche qua l'ho fatto, anche qui, insomma, e così si è riempito. Poi ho iniziato a mettere le luci. Io le ho cambiate, ho messo due fili di luci, sempre bianche, e poi ho messo un po' le palline insomma che avevo scelto, quindi le blu, le rosa fucsia, qualcosa di bianco glitter. Ho aggiunto le palline, quelle di Tiger, questa, quelle che avevo l'anno scorso, e qualcosa alla palla, questo e vabbè, qui questo l'ho nascosto, il joystick. Poi ci ho messo le bamboline, anche queste qualcuna ne avevo l'anno scorso. Questa qui è nuova, che l'avevo presa tempo fa. Anche questa è nuova. E questa qui. Ah, poi c'è anche le calicca. E c'ho anche questo di Tiger. E insomma, l'ho fatto così. Molte di voi mi hanno detto di non mettere i boa sarebbero questi qui, non sapevo si chiamassero boa, l'ho sempre chiamati come festoni, festoni di Natale, perché dite, mi avete detto che sono antiche erline, effettivamente ci avete ragione, però secondo me ci sta lì il bianco interno e l'unica cosa è la punta. La punta io c'ho solo questa qui argento, mia madre ha detto che comunque ci sta bene, però se eventualmente lascio questa, volevo metterci qui un bel fiocco per coprire questa base e volevo utilizzare appunto questo, così richiama il fucsia delle varie decorazioni, però non è, è tipo in plastica, è plasticoso, non so che cavolo sia. E non riesco a fare sto fiocco, magari datemi voi qualche consiglio su come fare. E poi boh, sì, mi sarebbe piaciuto anche mettere qua e là qualche fiocchetto, se no lasciarlo così, molto semplice. E non so, datemi ulteriori consigli. Comunque a me non mi dispiace, adesso sembra veramente più pieno, insomma, fatto in questo modo.
Adesso non vedo l'ora che mi arrivi anche il presepe, così lo metto sotto. Dai, mi piace. Ci sta bene anche, diciamo, come colori con le pareti. Ditemi cosa ne pensate. Ok, niente, concludo qui questo video. Stavolta di sicuro vi prometto che non lo tirerò giù, ormai rimane così, però appunto ci volevo aggiungere qualcos'altro. Nelle sedie ci ho messo il coprisedie a cappello di Natale, quindi il clima già è qui abbastanza natalizio e dopo metteremo il cappellino a Chucky, vero amore? E niente, ditemi che cosa ne pensate, se avete altre idee, poi quanto sarà tutto fatto e lo rivedremo insieme. Fatemi sapere anche voi che se avete già fatto l'albero come me, così anticipatamente, di che colore l'avete fatto, ditemi anche un po', insomma, i vostri alberi come sono. Niente, vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao.